Ciao a tutti ragazzi, sono Aldo e questo è il mio canale. Oggi in questo video vi mostro un libro che secondo me dovete tutti comprare perché è un libro molto utile. Si chiama Cosmetici Sicuri. È un libro utilissimo, esattamente come diciamo lo è Siete pazzi a mangiarlo, di cui ho parlato mesi fa, e come lo sono tanti altri che appunto in casa e che sicuramente vi mostrerò e vi consiglierò di acquistare. Questo libro appunto parla di cosa c'è davvero dentro shampoo, dentifrici, saponi, trucchi e creme solari. Come uno dice, non è che può scrivere tutte le marche in un libro, perché è impossibile, cioè le marche in Italia sono infinite, ci sono anche le marche private e le ultime marche uscite, ma bensì attraverso una leggenda che narra due faccette, sicuro e benefico, l'ingrediente. Una faccina sorridente, sicuro, una faccina perplessa, meglio fare attenzione, una faccina triste, meglio evitare, due faccine molto pericoloso. Ciò significa che voi, vedete, ci sono tutti degli ingredienti qua, collegati alle faccine, quindi, insomma, faccio un esempio. Ve ne dico uno, vediamo un po' che vi posso dire. Vi dico Cetearet. Il Cetearet è un etere politeglicolo dell'alcol, derivato dal petrolio. Può essere derivato anche dall'olio di palma e può essere di origine animale, un emulsionante, tansioattivo e detergente. E per quanto riguarda gli effetti, favorisce la penetrazione dei componenti, potete avere un'irritazione cutanea, può essere contaminato con ossido di etilene e di ossano, non dovrebbe essere usato sulla pelle a brasa nelle situazioni in cui possono formarsi nitrosamine. Purtroppo viene usato nelle lozioni per bambini, nelle creme solari e negli idratanti, più in nessun altro. Quindi vi dice il nome dell'ingrediente, la funzione, la faccina, i potenziali effetti e i possibili usi con appunto degli extra, quindi c'è scritto altri dove raramente potrete trovare l'ingrediente. Secondo me è molto utile. Il prezzo diciamo che non è molto economico, infatti costa 16 euro. Però secondo me è molto utile perché comunque ha tantissimi ingredienti, cioè il 99% degli ingredienti sono racchiusi in questo libro, ed è della casa editrice Terre di Mezzo Editore. Secondo me è molto carino. È di Bill Stataman ed è molto utile proprio per capire cosa appunto viene messo nei detergenti che compriamo di solito. Se non lo avete, mi raccomando, vi consiglio di comprarlo. È molto ricco. Sono ben 260 pagine circa, per cui ve lo straconsiglio. Niente ragazzi, questo era il video di oggi, un pochino più particolare rispetto ad altri, cioè magari un pochino più serio rispetto agli altri miei, che appunto sono più giocosi. Spero vi sia piaciuto anche questo perché era a titolo informativo. Noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video, magari un pochino più diciamo più rilassante, più di intrattenimento rispetto a quello di oggi. A domani, ciao!